Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Federico Chiesa e di Luke Shaw in versione Toti Honorable Mention. La prima acquistabile sul mercato, la seconda disponibile tramite gli obiettivi. Come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di Amastrit, trovate il link al loro canale Twitch e al loro Instagram nel primo commento pinnato in alto. Noi ci dirigiamo a vedere il giudizio sui due giocatori di quest'oggi. Partiamo dal primo e partiamo dall'obiettivo, che è quello di Luke Shaw. Naturalmente il costo è gratuito, il giocatore si presenta con 3 stelle skill, 2 stelle di piede debole, alto normale di work rate, che non mi si sta più consigliato neanche a dirlo, quello di ombra per andare a aumentare con il massimo boost disponibile velocità e difesa, linkabilità che è eccezionale dato che è del Manchester United, quindi avete tanti link per andarlo ad utilizzare all'interno delle vostre squadre, ovvero Varane, Bruno Fernandes, il triplo con Rashford e così via, inglese, quindi triplo link con Rashford come detto prima, avete Joe Gomez, avete praticamente ampia scelta per andare ad inserire questo Luke Shaw all'interno delle dei vostri team. Che tipo di terzino è Luke Shaw? Un terzino direi abbastanza sui generis, dal momento che è ben piazzato, lo definirei doppio praticamente questo Luke Shaw, però non è così macchinoso, così piantato come si potrebbe pensare. Diciamo che le stats lasciano intuire questa cosa, ma non è così così lento. Un giocatore comunque che è abbastanza rapido, che riesce bene a spostare il diretto avversario con la forza fisica, dal momento che non è così alta ma non è neanche bassa da farlo rimbalzare, con unità ad un body type che appunto gli permette di avere una supremazia per quanto riguarda dal punto di vista fisico. Buono anche dal punto di vista difensivo, diciamo abbastanza automatico per essere un terzino naturalmente. Ha una buona freddezza, quindi è ben messo, una buona reattività per temporeggiare con l'L2, poi anche ottima tecnica. Per me un terzino veramente molto interessante dal punto di vista offensivo, quindi ha un'ottima visione, un ottimo cross, specialmente il cross, un ottimo passaggio corto, un ottimo effetto. Dopodiché è molto interessante dal punto di vista offensivo anche per quanto riguarda il posizionamento, quindi magari può darvi una mano, non in maniera esagerata dal momento che il tiro non esiste, però per crearvi quell'opzione di passaggio e quindi darvi una mano nella costruzione della manovra offensiva. Quindi dal punto di vista difensivo ci siamo, dal punto di vista della fase offensiva ci siamo, i passaggi sono buoni. Arriviamo al giudizio su questo Luke Shaw. Come voto gli posso dare un 7,5, dal momento che è gratuito. Ci sono alternative sicuramente molto più performanti rispetto appunto a questo Shaw. La carta comunque non è male, non vi chiede neanche chissà che cose all'interno degli obiettivi, se non segnare con i giocatori della Premier League, quindi è abbastanza facile da andare a sbloccare, sicuramente è molto linkabile. Ci sono, ripeto, alternative come magari Reguillon, Cornet, diciamo si va a inserire su quella linea lì, giocatori che probabilmente sono meno linkabili di questo Shaw ma che potrebbero essere tranquillamente più performanti. Quindi se avete la possibilità di andare a sbloccare, sicuramente lo andrei a sbloccare e andrei ad inserirlo in squadra, magari fargli un piccolo test, andare a vedere se performa, se è un terzino che comunque vi può piacere. Se invece non vi piace, lo andate a buttare tranquillamente nell'SBC, è un 87 gratuito e sicuramente non si butta. Dal punto di vista difensivo non è così male, sicuramente non lo andrei ad utilizzare difensore centrale per un motivo, l'alto normale di work rate. Poteste provarlo magari affiancato ad un difensore alla Van Dijk, che quindi molto molto più tattico e quindi che sia quindi messo bene, guarda, quelle situazioni in cui Shaw a pressare il trequartista, va a pressare i giocatori avversari, deve essere messo bene per poter coprire gli eventuali buchi che potrebbe fare questo Shaw.
Per me comunque come terzino ci può stare, come vota appunto gli diamo un bel 7,5 appunto per il suo fatto di essere comunque gratuito. Andiamo a parlare poi di Federico Chiesa, costo che si è girato nei 280.000 crediti su Play e PC, 215 invece su Xbox. Il giocatore si presenta con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto, normale di work rate. Karami si sta il più consigliato, che varia tra quello di Falco e quello di Regista, per andare a aumentare la velocità, il fisico, oppure le caratteristiche tecniche, quindi dribbling e passaggio. Ibridabilità che comunque è top, essendo italiano della Juve, quindi avete tanti link per andarla ad inserire in squadra, soprattutto per la nazionalità italiana, ma anche qualche link magari per esempio a De Ligt oppure Chiellini, Cuadrado, ne avete tantissimi. Nazionalità italiana, chi più ne ha più ne metta. Perché vi ho consigliato quello di Regista, magari non qualche altro Kermisi style che non va a aumentare il passaggio, dal momento che può essere utilizzato in posizione centrale. Magari il ruolo secondo me ideale di questo Chiesa è quello di seconda punta. Può fare il trequartista, sì, è un po' tirata come cosa, però comunque ha un bel 4-4. Ha un fisico che gli permette di resistere tranquillamente alle spallate degli avversari. La velocità è ottima, riesce a finalizzare l'azione e riesce comunque a servire i compagni senza particolari problemi. È abbastanza rapido per quanto riguarda poi gli spazi stretti. Naturalmente non è rapido tanto quanto Beyeder, però comunque non è così lento, è abbastanza agile negli spazi stretti. È comunque preciso, perché ha un 97 di dribbling, si sente tutto il 93 di stamina che gli permette di giocare praticamente tutta la partita. Può giocare praticamente in qualsiasi ruolo della fase offensiva. Naturalmente come punta singola è un po' diciamo sprecato, dal momento che non riesce secondo me a reggere bene il peso dell'attacco da solo. In un attacco a due assolutamente ci può stare, secondo me, come detto prima, è il ruolo ideale, affiancato ad un vero e proprio finalizzatore. Non ho avvertito questo Chiesa come un giocatore che fa i movimenti giusti per essere messo in porta. Crea gli spazi, crea le occasioni, dal momento che vi salta l'uomo, vi permette di servire i compagni, però appunto non è un finalizzatore, non ha quei movimenti per dirne una alla Morata, alla Lautaro, alla Icardi, che riescono a essere sempre al posto giusto per poi concludere l'azione. Magari soffrono dal punto di vista della velocità, del fisico, soffrono dal punto di vista della velocità del girarsi nello stretto, ma sicuramente in termini di finalizzazione sono meglio di questo Chiesa. E soprattutto non andate a sfruttare appieno il long shot di questo Chiesa, che è una soluzione molto interessante. Come trequartista, ripeto, ci può stare. Trequartista esterno assolutamente, esterno sì, anche se diciamo un po' sprecato, magari per squadre con un budget particolarmente alto è una soluzione interessantissima. Come seconda punta, secondo me, se giocate con le due punte è quasi un must have da avere per delle squadre che non hanno un budget così alto da potersi magari permettere Ibra, potersi permettere gli A di Natale. Potrebbe essere un Chiesa Lautaro, potrebbe essere un attacco secondo me molto molto interessante. Arrivando al giudizio su questo Chiesa, secondo me può essere naturalmente pienamente consigliato. Do anche lui un 7,5, un 8 dai, gli diamo un 8, dal momento che è sicuramente un giocatore molto amato dalla community, ma oltre a ciò è un giocatore che ha reso molto bene in game. Sicuramente non è stato sfruttato a pieno nel test da punta centrale. Da trequartista ha già cominciato a far vedere il suo tiro dalla distanza, i suoi passaggi, comunque la sua abilità nel saltare l'uomo. Come trequartista esterno ci può stare, ha reso comunque bene, è riuscito a partire bene sui terzini avversari, mettersi davanti col fisico e sprint boostarsi, per cui per me comunque può essere tranquillamente consigliatissimo. È un bel 8, non glielo leva nessuno, anche più che altro per le alternative che sicuramente non sono a livello di questo Chiesa. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Emma Street, trovate i link nel primo commento pinnato in alto.
Noi ci vediamo in un prossimo video. Qui, da parte è tutto. Ciao!